Buongiorno, bentornati ai microfoni di una psicologa davanti allo schermo. Oggi sono con Andrea Montesano, Ciao, buongiorno. psicologo e autore del libro La psicologia del rock, Già. di cui parliamo oggi. Andrea, grazie di essere qui. Grazie Ci a siamo rincorsi un po', ma alla fine ce te. Ce l'abbiamo l'abbiamo fatta e fatta, ce dai. l'abbiamo fatta vederci di persona invece che Bene, Skype. meglio. Quindi oggi parliamo del tuo libro, in realtà parliamo però di quello che è contenuto nel tuo libro, più che del tuo libro, e cioè parliamo di che funzione ha la musica per gli adolescenti e proviamo a dare qualche suggerimento su come la musica può diventare un canale di comunicazione con gli Assolutamente. adolescenti. Comincio subito a chiederti qual è la funzione della musica per gli adolescenti, cioè a che cosa serve proprio a loro in quella specifica fascia d'età ascoltare o fare musica. Allora, sicuramente le funzioni che la musica ha per i ragazzi qui in adolescenza sono due, una psicologica e una sociale. Psicologica cioè intesa come uno spazio di ascolto delle proprie emozioni e anche di definizione della propria identità, perché sappiamo che in adolescenza c'è un po' questo processo, quindi di ricerca e di costruzione della propria identità. Quindi l'ascolto della musica aiuta a definirsi, aiuta a capire chi siamo. E aiuta soprattutto quindi poi a livello sociale ad avere una propria identità nella relazione con l'altro. Se pensiamo che la musica è importante proprio nello scambio col gruppo dei pari, diventa significativo ascoltare un certo tipo di musica piuttosto che un altro, un certo tipo di, come dire, di gruppo piuttosto che un altro. E anche a livello familiare, quindi nella costruzione della relazione con mamma e papà, perché ad esempio c'è tutto un aspetto di curriculum musicale che ci viene un po' tramandato quando siamo adolescenti. Ed è diciamo. Curriculum musicale, cioè sono quello che ascoltavano i nostri genitori? Esatto, una specie di ascolto che ci viene, come dire, Quello affidato. che ci facevano ascoltare i nostri genitori, Esattamente, che ci ok? faceva ascoltare i nostri Quando genitori eravamo quando erano piccoli. piccoli, quando andavamo in vacanza, In quando. In macchina, durante i macchina, per viaggi, esempio, ok. esattamente. Quello è un tipo di musica che i ragazzi possono scegliere, quindi a livello di relazione con i propri genitori, se accogliere o meno, perché magari per me può essere una cosa bella, ma magari quella musica che ascoltava mio papà può essere qualcosa da cui io prendo le distanze. Quindi in qualche modo mi definisco a livello sociale nella relazione che ho con mamma e papà. E quindi attraverso tu parlavi di importanza rispetto anche alla costruzione del gruppo dei pari, Sì. quindi intendevi il fatto che proprio ascoltare un certo tipo di musica e non un'altra ci definiamo appartenenti e simili in quanto ascoltiamo quel particolare tipo di musica. Sì, esattamente, cioè l'ascolto di un artista, di un gruppo musicale ci rende parte di un gruppo oppure come dire, in adolescenza ci aiuta a distaccarci un po' da quello che il pensiero che quel gruppo ha. In questo modo io mi sento parte di un gruppo condividendo non solo l'artista, ma condividendo proprio il modo di dire che ha quest'artista, quelli che sono i temi che veicola quest'artista, oppure dico per avere un dico, come dire, per differenziarmi e quindi per essere qualcuno singolare, diverso, faccio un ascolto mio di musica che sicuramente si differenzia da quello che fate voi, gruppo di classe. E aiuta anche nell'elaborazione di alcune tematiche particolari in adolescenza, la Sì, musica. ad esempio mi viene in mente nella costruzione anche del rapporto con il proprio genitore, un brano di Coez che si chiama Io Mamma. E praticamente narra come lui descrive la relazione con la mamma, di quanto questa relazione è stata significativa per lui, proprio perché non avendo avuto magari un tipo di adolescenza, come dire, tranquilla, no? Quelle che descrivono adolescenze tranquille, un bravo ragazzo, no? E non avendo avuto magari un papà di riferimento, ecco che la mamma è stata importante per avere una funzione duplice, quella di mamma, quella di papà, e anche quella, diciamo, di un punto saldo di riferimento che ha fatto sì che l'artista stesso, insomma, potesse trovare la sua strada quando era adolescente. E quindi l'ascolto di questa canzone poi aiuta nell'elaborazione di Sì, questo potrebbe. Sì, potre del cambiamento del rapporto con i genitori in adolescenza. sì, potrebbe essere un punto, diciamo, su cui riflettere e da cui partire, considerando che il tema della relazione con i genitori è sempre un tema contrastante in adolescenza. Più o meno burrascoso, ma anche più o meno funzionale, mi viene da dire, perché non dobbiamo pensare sempre all'adolescente che lotta con i propri genitori, ma anche un adolescente che riesce ad avere una buona relazione con i genitori e che in qualche modo riesce a costruire un buon legame, a partire dal quale poi, ecco, diventa il giovane adulto, eccetera. Ti viene in mente qualche altra canzone che tocca temi importanti per questa fascia d'età?
Temi importanti nella relazione sempre con i In genitori. generale, o nella Ah, relazione con i genitori, oppure anche sì, qui. nella relazione con i genitori, per esempio, c'è un brano di Alex Britti di qualche anno fa che i ragazzi conoscono, probabilmente perché è molto utilizzato proprio per, diciamo, come dire, entrare in questo tema della relazione con i genitori, che è mamma e papà, e dove all'interno del quale, insomma, viene descritta un po' la relazione che lui stesso, no? Aveva da piccolo con i genitori durante i viaggi che facevano insieme, e quindi poi li ringrazia di questo tipo di scambio che c'è stato quando lui era adolescente. Oppure qualche anno fa, adesso ricordo, è uscito un brano che si chiama Padre e Madre. Ok, Il ecco, primo che insomma, conosco. però ecco, ci sono davvero, insomma, diversi spunti in questo tipo di argomento, cioè in questo tipo di tema nella relazione con i propri genitori. E poi delle tematiche calde in adolescenza, comunque, tanti artisti si sono, diciamo, come dire, esposti rispetto a questo. E poi mi viene in mente un brano di qualche anno fa di J-Ax, dal titolo 2 su 2. È un brano, diciamo, che si sposta a livello di argomento su una relazione non tanto genitore-figlio quanto fratello-fratello, e quindi diciamo, un po' la morale è quella che, di poter ringraziare poi i propri genitori e di aver avuto accanto un fratello con cui aver potuto condividere delle cose importanti. Ecco, quindi anche la relazione fra fratelli, in realtà narrata in uno spazio come quello delle canzoni, potrebbe essere importante per cercare di riflettere su questi temi. E senti, invece ci sono delle funzioni diverse che hanno generi musicali diversi in adolescenza? Dunque, ci sono delle funzioni diverse, sì, perché per i generi musicali noi dobbiamo considerare che un genere è importante tanto più è estremo. Cioè, considerando l'età evolutiva e quindi l'età adolescenziale come un'età di costruzione, quindi del sé, della propria identità, quando i generi musicali sono molto estremi, danno identità al ragazzo. E, in Italia, per esempio, vediamo anche ultimamente, insomma, il genere che è apprezzato perché identificativo è sicuramente quello del rap, che trova poi nella sua matrice filosofica la cultura hip hop con i graffiti e tutto quello che ne deriva. Il rap, per esempio, è importante perché? Perché il rap dove nasce? Nasce in un contesto di protesta e poi si sviluppa a partire dagli anni 70-80 in Italia e in Europa. Attualmente comunque diciamo, veicola quei messaggi importanti che sono poi gli stessi, quasi gli stessi temi che si sperimentano poi in adolescenza, Nell'adolescenza. quindi un po' la protesta, un po' la voglia di riscatto, il senso del gruppo, anche attraverso slang, quindi la partecipazione proprio culturale di questo tipo a questo tipo di musica diventa poi un vero e proprio modo d'essere. Mi viene da pensare anche il heavy metal, descritto nel libro c'è anche, diciamo, una spiegazione di come il metal, e poi quindi l'heavy metal, potrebbe essere un genere identificativo. Il punto è che purtroppo in Italia, diciamo che la cultura anglosassone arriva poco, specie a livello lessicale, quindi la lingua, l'inglese, diventa un po' una Una difficoltà, barriera. una barriera. E poi c'è tutto diciamo, quell'aspetto dei ragazzi che entrano a contatto con la musica dal punto di vista dello strumento e quindi si immergono totalmente in quella che è la cultura rock. E poi c'è il genere del pop. Il genere del pop è il genere che è sempre esistito, che continua ad esistere, il mainstream che passa per radio, che diciamo invade le bacheche di Facebook dei ragazzi, e quella è un po' la tendenza, no? Cioè l'ascolto della musica di tendenza che poi passa e lascia un po' il tempo che trova. E secondo te quindi la musica pop non può, non ha, insomma, non riveste anche per gli adolescenti delle funzioni evolutive? E sicuramente è più difficile perché, come descrivo nel libro, se si pensano un po' alle funzioni della musica, anche a livello evolutivo, c'è un libro molto bello di Levitin, Daniel Levitin, che si chiama Il mondo in 6 canzoni, l'aspetto evolutivo della canzone, della musica, nella sesta funzione è quello un po' dell'amore. La musica pop, a livello affettivo, è ricca di questo tipo di messaggio. Quindi diciamo che abbraccia soltanto un aspetto di quelli che sono un po' i temi in adolescenza, tralasciandone tanti altri. Come dire, è molto forte su questa tematica, ma ne tralascia delle altre.
E invece senti, per gli, beh, anche agli adulti piace, però insomma, in adolescenza riveste sicuramente un significato particolare, il fatto di partecipare ai concerti. Ci racconti un po' che cosa, che funzione particolare ha per gli adolescenti, proprio il rito del concerto. Tu ne parli anche nel tuo libro, Sì, Alessio. dunque io credo che il concerto oggi sia uno dei pochi spazi, diciamo, piuttosto significativi per i ragazzi, nel senso che all'interno del concerto avviene ciò che purtroppo non avviene all'interno della vita quotidiana. Per esempio, all'interno del concerto, chiunque va ad un concerto trova un proprio simile. Innanzitutto quindi abbiamo un'idea di abbattimento, diciamo, di differenza culturale. Io vado al concerto se ho qualcuno con cui andare, tendenzialmente, ma è qualcuno con cui io condivido, diciamo, lo stesso interesse per la stessa figura di riferimento. Abbatto quelle che sono le differenze culturali, abbatto quelle che sono differenze economiche. Quindi innanzitutto ha una funzione di come dire, sperimentare mi verrebbe da dire un'adorazione, no? Come descrivo all'interno del testo, per uno stesso Dio, ma siamo uguali, siamo fratelli. Si sperimenta l'assenza, diciamo, di regole, se così si può dire, ma non in termini negativi, quanto piuttosto una libertà d'espressione che oggi purtroppo i ragazzi hanno un po' perduto, causa pratica, diciamo, ossessiva per i social, causa pratica ossessiva per quelle che sono delle sfere proprio a livello culturale molto rigide. Ecco quindi che il concerto diventa uno spazio di crescita e di apertura dove in realtà ci si trova a vivere all'interno di un interscambio che c'è fra il popolo del fan, fra i fan e fra l'artista di riferimento, uno scambio che è più o meno consapevole da parte dei ragazzi e dell'artista e che in qualche modo rende un po' protagonisti i ragazzi che praticano il concerto, cioè all'interno di uno spazio, di un rituale così forte, il pubblico del concerto si sente vivo, quindi in qualche modo ha una risposta a uno scambio con l'artista di riferimento. Quindi permette anche di percepirsi più attivi rispetto ad una fruizione passiva della musica in un altro contesto, cioè il concerto lo costruiamo insieme Sì, fondamentalmente. assolutamente più attivo. Cioè, se oggi pensiamo che in realtà la musica che ascoltiamo è sicuramente una buona parte di musica, come dire, passiva, all'interno di un concerto c'è un'attività proprio, ecco, partecipe di chi pratica la musica e che non è soltanto un ascolto, ma è proprio una partecipazione sotto tutti i punti di vista. Senti, che consigli daresti a dei genitori che vedono magari il loro figlio chiuso in camera o sempre con le cuffie, quindi tendono magari a vivere la musica che il figlio ascolta come una barriera? Invece, alla luce di quello che ci siamo detti, forse possiamo provare a pensarla come un ponte, uno spazio che Sì. apra una comunicazione con un ragazzo. Quindi, che suggerimenti diamo a dei genitori di adolescenti? Dunque, io credo che sia importante, secondo me, che un buon genitore possa mettersi in una condizione rispetto al ragazzo non di giudizio, ma di ricerca di significato. Questo è importante perché nel momento in cui io non pongo, come dire, una barriera nei confronti nei tuoi confronti e nei confronti quindi del tuo atteggiamento, prima di tutto non valuto il tuo atteggiamento, ma valuto te. E poi probabilmente mi metto in una condizione diversa di ricerca di significato di quello che per te è importante. Cioè, Secondo invece di me, giudicare il invece di tipo di musica che ascolti, che roba è quella roba lì, non è musica, è rumore, la solita frase è esattamente, non fatta, è mi ok. chiedo perché tu Come l'ascolti? mai stai ascoltando quella roba lì? Oppure guarda, io vedo che hai comunque un interesse importante per questo tipo di attività. Ascolti tanta musica, eccetera. Che tipo di musica ascolti? Questa è una domanda semplice, banale. Mi fai ascoltare questo artista? Non lo conosco, lo ascoltiamo insieme. Questo come dire, è un atteggiamento semplice, no? Ma allo stesso tempo, diciamo, dimostra un cambio di prospettiva da parte del genitore. Cioè che non è soltanto una prospettiva, io mi metto di fronte a te, ma io mi metto a fianco a te e insieme possiamo capire e io ti chiedo perché non conosco, ti chiedo di farmi conoscere ciò che per te è importante. Invece secondo te ce ne sono degli spazi perché il genitore possa parlare col figlio attraverso i suoi gusti musicali? I propri, Attraverso i suoi, attraverso i propri? sì, Sì, insomma. sì, ci potrebbe essere uno spazio.
Io credo che è sicuramente uno spazio a cui si arriva. Sicuramente si parte, credo che sia importante partire dallo spazio ragazzo. del ragazzo, ma assolutamente nel momento in cui si crea quell'alleanza e quella, diciamo, conoscenza sana, perché il genitore comunque rimane in una condizione di rispetto di quelli che sono i gusti del ragazzo, anche perché poi, essendo il genitore, sa che questi andranno pian piano, Cambiando. cambiando oppure modellando. A quel punto, al momento in cui si crea questo ponte, è molto probabile che il ragazzo, avendo, diciamo, come dire, capito che non c'è una persona che in qualche modo gli va contro, possa aprirsi a quelli anche che sono i gusti del genitore. I gusti che sicuramente portano un significato per il Certo. genitore, che probabilmente può essere condiviso con i ragazzi. Quindi diventa proprio un veicolo per in qualche modo aprire una comunicazione, anche condividere magari dei pensieri, dei Sì, valori forse condividere pensieri, condividere valori, condividere momenti anche di vita quotidiana e cercare di trovare quelli che sono i punti in comune con i ragazzi, in questo caso con i propri figli, che poi in realtà passano tanto tempo fuori casa, a scuola, distanti, e quindi quello spazio di dialogo magari viene sempre meno perché poi il cellulare, tutto quello che comporta, ecco, l'utilizzo di una barriera fra noi e i genitori. Altro. Senti, ma tu che musica ascolti invece? Cosa ti piace ascoltare? Dunque, io diciamo che Al di là dell'utilizzo che ne fai per lavoro, no? sì. Tu E nel tuo tempo libero cosa ascolti? diciamo che io sono, diciamo, mi sono un po' approcciato alla musica attraverso l'utilizzo dello strumento, ok? Quindi della chitarra, Chi è questa qua? che è questa qua in copertina, sì. E, diciamo che tendenzialmente in questo periodo sto provando un attimo ad approfondire tutta quella sfera di cantautori italiani che avevo già conosciuto, perché penso che in realtà un po' tutta la musica leggera italiana, però cantautoriale, sia stata veramente ed è tuttora una ricchezza a livello culturale per noi, cioè non dobbiamo, come dire, dimenticare ciò che è stato fatto prima all'interno di quella che è l'Italia. Per capire poi, secondo me, cosa c'è fuori. Cioè, secondo me è importante, credo che in questo momento storico sia importante partire nella riscoperta di ciò che è stato importante per noi a livello musicale, per poi portarlo fuori, per poi capire cosa c'è stato fuori e cosa c'è fuori. Quindi tu proprio chi ascolti, che artisti ascolti? Dunque, in questo periodo sto facendo uno studio, mi viene proprio da dire uno studio di De André e con non a caso poi è stato anche un po' conciliato il tutto con l'uscita del film, eccetera. Però De André, perché credo che i testi di Fabrizio De André siano sicuramente, come dire, un po' antichi, no? Un po' ricercati, un po' retro, ma per certi aspetti Attuali. tutt'altro che antichi, assolutamente attuali. E quindi pensare che tanto tempo fa è stato scritto qualcosa che ancora oggi sembra antico è interessante già di per sé. Sai che io sono appassionata di cinema, quindi ci consigli qualche film sul tema della musica? Allora, mi vengono due esempi. Diciamo, uno è un po' più impegnativo, nel senso interessante dal punto di vista di crescita personale, l'altro altrettanto, se con un altro taglio, sotto un altro punto di vista. Allora, il primo è Whiplash, è un film che è uscito 3 anni fa, 3-4 anni fa, credo, che ha vinto anche diversi premi, che proprio narra la storia di un ragazzo, tra l'altro si chiama Andrew, è un batterista, che in qualche modo prova un attimo a cercare la sua strada all'interno della musica. E quindi attraverso lo studio che fa in conservatorio dello strumento cerca di provare a fare ciò che per lui è più importante, cioè rendere diciamo, lo strumento qualcosa di proprio e quindi arrivare proprio ad essere un tutt'uno con lo strumento, quindi attraverso varie peripezie lui si trova ad entrare e uscire poi fuori, insomma, all'interno di questa orchestra del conservatorio. E poi arriva, diciamo, attraverso delle peripezie con il proprio insegnante di musica, arriva ad un certo punto dove capisce che in realtà deve fare qualcosa di importante per fare il batterista oppure lasciar perdere. E Non quindi, ci raccontare la fine. no, non racconto la fine, però secondo me è significativo perché racconta davvero l'impegno
che attraverso lo strumento questo ragazzo ci mette, e quali sono poi un po' gli aspetti negativi che questo comporta, ma anche poi quali sono le soddisfazioni e le gioie che ci attendono al momento in cui mettiamo in campo tutte le nostre capacità. Ed è veramente un film che consiglio. E L'altro? l'altro invece ha una matrice un po' più divertente, che è uscito qualche anno fa, è School of Rock, che parla un po' della didattica particolare che ha questo insegnante con i propri alunni, e dove in realtà lui capisce che un territorio ecco comune potrebbe essere quello della musica rock e quindi dell'ascolto dei brani o di CD importanti della cultura della musica rock, e quindi in qualche modo crea questa alleanza con i ragazzi, mettono su una band insieme fino a poi partecipare a dei concorsi dove lui è un po' il direttore d'orchestra e i ragazzi insieme cominciano a formare un gruppo e condividono lo stesso interesse, creano un'alleanza con l'insegnante per poi ecco, arrivare a questi concorsi e poter fare diciamo, la loro esibizione. Senti Andrea, io ti ringrazio moltissimo, sono Grazie stata molto contenta di averti qui, sicuramente per le cose che ci hai raccontato, però almeno per altri due motivi. Il primo è che dai una bella testimonianza di cosa succede quando una passione personale si sposa con una professionale e quindi insomma del fatto che le passioni si possono mettere insieme, si possono fare delle cose belle. assolutamente. E poi perché tu sei molto giovane e quindi dai insomma anche un po' la testimonianza del fatto che anche nel nostro contesto un po' difficile quando ci si investe sulle passioni si fa qualcosa di Ce la si può bello. fare, bene. Quindi ti ringrazio e Grazie allora chi è interessato può approfondire con il tuo libro La psicologia del rock, seguirti sulla pagina a te. Sì, Crescere crescere con con il il rock, la rock, pagina sì. Facebook Crescere con il rock. E mi raccomando, quindi cominciate a seguire Andrea, potete continuare a seguire me sul mio canale YouTube e sulla pagina Facebook Una psicologa davanti allo schermo e potete commentare sotto al video. Vi ringraziamo e a presto!